Benvenuti amici di Anduma, Anduma Show ritorna ritorna eh, per parlarvi dei playoff e naturalmente ci rivolgiamo a tutti i tifosi, a tutti gli appassionati della grande pallavolo perché quest'anno al Palazzetto dello Sport di Cuneo si è vista veramente una grande pallavolo e incrociamo le dita perché il sogno continua. E io vado a presentarvi l'ospite, il primo ospite di questo, di questo appuntamento di Anduma Show che è Silvia Canale. Ciao Silvia, benvenuta a Team manager, lo ricordo, team manager della Serie 2 della Cuneo Volley e con Silvia andiamo subito a parlare intanto della tua grande passione per la pallavolo, 18 anni hai giocato a pallavolo e stai svolgendo questo ruolo importante di team manager con grande passione, con grande professionalità, aggiungo eh, che sei molto precisa nelle cose che fai, questo non lo dico solo io ma lo dicono sicuramente tutti quelli che ti conoscono. Sì, ti ringrazio. Eh, diciamo che la pallavolo è un continuo nella mia vita. Quando ho appeso le ginocchia al chiodo non sono stata tanto eh, senza calcare i parquet e l'ho fatto facendo un grosso salto di qualità perché come giocatrice non, non sono mai arrivata a questi livelli mentre invece fortunatamente a livello lavorativo riesco a stare in Serie A. Dopo tre anni di Superlega nella mia esperienza a Ravenna adesso sono qua che cerco di portare Cuneo dove merita, diciamo poi vediamo. Okay. Allora Silvia sì, andiamo ovviamente andiamo subito anche a parlare di questa eh, sfida eh, insomma, che eh, ci ha visto anche un po' soffrire come la partita in casa, però insomma soffrire ma poi portare a casa eh, il risultato importante. Anche quella partita è finita 3-2, naturalmente eh, Cuneo eh, con questa vittoria eh, va in semifinale playoff e adesso arriva Santa Croce eh, che affronteremo domenica fuori casa e poi c'è la partita di ritorno lotto ma noi per il momento parliamo eh, intanto due parole sulla sfida eh, che ci ha visto ovviamente eh, protagonisti eh, della dei quarti di finale di playoff e poi andremo anche a esaminare ovviamente Santa Croce che conosciamo molto bene ma sì guarda sono state due partite intense eh, sicuramente aver fatto 10 set contro di loro eh, contro Motta è stata um... Probante come quarto di finale, però è anche vero che penso questi 17 ci siano serviti sia per inserire Andrich nel nostro ingranaggio, sia per recuperare Pedron che comunque veniva da uno stop importante, lungo. E quindi mi viene da, da pensare che forse non è stato così male giocare tutto questo tempo perché si è potuto mettere tanto fieno in cascina. E sicuramente sono state due partite da cardiopalma. Eh, abbiamo perso tutti gli anni di vita. A tifare per la squadra, però penso anche che dall'altra parte bisogna dare i giusti meriti a Motta che ha fatto due partite. Al meglio delle loro possibilità hanno davvero mh, giocato al massimo senza lasciare nulla di intentato e questo è un grosso merito che va dato loro e va riconosciuto perché in campionato li avevamo incontrati due volte, in Coppa Italia una volta e non avevano mai giocato così. Questa era la loro leale potenzialità. Non è sempre scontato che nelle partite che contano di più, tu riesca a esprimerti al meglio delle tue possibilità per due volte consecutive, quindi un plauso a loro è assolutamente doveroso. E noi siamo stati bravi con tutte le difficoltà del caso, a per tutte e due le volte eh, vincere come uno sportivo di prestigio dice sempre di corto muso, quindi è di quel poco che basta, però nei playoff conta solo vincere e quindi alla fine è stato secondo me molto positivo il fatto di non andare a gara 3 ma di chiudere in due partite e così da poter avere una settimana intera per concentrarci sul prossimo avversario. Ecco, L'inserimento di Leo Andric è stato sicuramente importante, già l'abbiamo visto dalla partita qui in casa eh, contro Motta di Rivenza, è naturalmente eh, fondamentale anche, eh, so che è partito con tre ace eh, che sono stati già insomma un, sicuramente un bel biglietto da visita nella partita di ritorno, e, eh, però c'è Santa Croce, Santa Croce la conosciamo, conosciamo le potenzialità di questa squadra che ci ha messo anche in difficoltà in diverse occasioni, dunque sicuramente non sarà, ma al di là di tutto non sarebbe stato anche con un altro avversario, però non sarà una partita facile. Sì, eh, come dici tu Santa Croce è un avversario che conosciamo, abbiamo vinto e perso una partita, una partita durante la stagione, quindi penso che sarà battaglia. Essendo le semifinali due gare su tre sarà fondamentale già partire forte domenica in casa loro perché sarebbe veramente molto importante se riuscissimo a far risultato già domenica. In caso contrario la gara dell'8 maggio qua potrebbe già essere il nostro ultimo appello, quindi la formula del 2 su 3 diciamo, ti risparmia un po' di viaggi, ma dall'altra parte fa sì che le partite pesino il doppio perché ti basta sbagliarne una per essere già quasi, quasi fuori e, e quindi cercheremo di partire forte e sappiamo che loro sono una buona squadra, che hanno una buona coralità, il palleggiatore opposto sicuramente una diagonale molto, una delle migliori del campionato e dalla nostra il rinforzo che abbiamo in squadra è innegabile che ci ha dato una mano, lui si sta inserendo molto velocemente e molto bene nel, nei, meccanismi, nei meccanismi di squadra, speriamo appunto di, di assistere a delle belle partite e di giocare al nostro, al nostro meglio e di far vedere della bella pallavolo. Allora, domenica naturalmente questa prima sfida di semifinale playoff e poi già vi invitiamo al di là, insomma noi ci auguriamo che possa essere sicuramente eh, positiva, facciamo il tifo per la nostra squadra, crociamo le dita naturalmente per la partita di domenica, ma vi invitiamo già tutti per l'otto, già lo cominciamo a fare adesso e lo faremo ancora la prossima settimana perché l'otto è importantissimo, insomma, riempire il palazzetto come era già successo nella finale di Coppa Italia e come già in altro perché anche quest'anno abbiamo visto un grande pubblico che è stato anche fondamentale per la squadra perché i tifosi sicuramente hanno dato un contributo importante proprio ai risultati di questa squadra. Silvia, come facciamo con tutti, mi mancavi solo tu, facciamo un anduma finale che possa essere un buon auspicio naturalmente. Anduma? Grazie, grazie al team manager della Serie 2, ovviamente della Cuneo Volley, Silvia Canale. Noi torneremo tra qualche istante eh, perché con noi qui su questo salottino ci sarà Pedro Pedronne, il palleggiatore della Cuneo Volley. Tra qualche istante. eccoci qua, come promesso dopo aver intervistato Silvia Canale che è il team manager della Cuneo Volley, c'è il palleggiatore Pedro Pedron come io urlo ogni tanto al palazzetto naturalmente e eh, bentornato perché tu sei stato già ospite di Anduma Show allora Pedro andiamo subito a esaminare questa partita che è stata un'altra sofferenza possiamo dirlo eh, contro ovviamente Motta e eh, complimenti a Motta perché comunque ha eh, sicuramente vi ha messo in difficoltà, ha dato tutto quello che poteva dare, però insomma, complimenti a voi che, anche soffrendo, però, siete riusciti anche lì al tie break a strappare questa vittoria importantissima. Pedro, che vi porta in semifinale playoff. Sì, ciao a tutti, eh, sicuramente, è stata, Sono state due battaglie. Ce l'aspettavamo, perché alla fine Motta era una delle squadre che non aveva nulla da perdere, quindi giocava molto più sciolta e um, di conseguenza sapevamo che sia in casa che fuori casa sarebbero state due partite molto ostiche. E siamo stati bravi a, um, sia in gara 1 che in gara 2 nei momenti di difficoltà a rimanere sempre in partita e alla fine siamo riusciti a portarci a casa questi quarti di finale e adesso pensiamo alla semifinale che sicuramente non sarà facile perché contro Santa Croce è la, la, seconda, la seconda squadra del campionato e dovremmo essere anche lì bravi a, a stare sempre sul pezzo perché in casa loro sarà, sappiamo che è difficile e vedremo. Ecco, conosciamo, conosciamo bene Santa Croce, abbiamo sia vinto che perso con loro. Eh, un, un ottimo opposto, grande squadra. Sicuramente non sarà, come dicevi tu, facile giocare eh, questa partita, però insomma, abbiamo visto dei segnali molto positivi. Eh, Leo Andrice che si è inserito molto bene all'interno della squadra. Il tuo recupero che è stato importante, questo ci tenevo a dirtelo, insomma, hai sofferto molto. Mi faceva insomma, quando ti vedevo lì nell'angolino, insomma ti vedevo. Credevo che comunque soffrivi in qualche modo, però hai recuperato bene anche da questo infortunio e anche le due prestazioni che tu hai fatto nei quarti di finale sono state sicuramente importanti. Sì, dall'infortunio stiamo ancora recuperando, perché non siamo ancora diciamo, al 100%, ci stiamo mettendo il possibile. e Poi sicuramente anche Leo ci sta dando una grossissima mano. Cioè, diciamo, ha preso... Ha preso il posto di Nego però lo sta facendo diciamo a pieno. Allora, come abbiamo detto, eh, insomma, impegno sicuramente eh, non è facile, quello eh, di, eh, di Santa Croce, una partita importante. Importante penso, Pedro, sia fare questo risultato, no? vincere la partita sicuramente per arrivare poi a giocare l'otto magari e eh, sicuramente avere eh, il pubblico che può sognare proprio in quella partita di poter accedere alla finale playoff. Sì, i playoff adesso l'importante è vincere, non importa, non importa quanto e come, però l'importante è sempre vincere, quindi ovviamente vinci, vai avanti, e sicuramente domenica sarà sia per, cioè per noi sarà una partita molto fondamentale perché siamo in casa loro e vincerla lì significherebbe giocarci un bel, un bel tra virgolette, pass per la finale in casa nostra, e, però sappiamo che, che lì da loro non è facile, e, quindi... Dai vedremo, ci lotteremo, ci proveremo e vediamo. Bene. Grazie, grazie naturalmente a Matteo Pedronne. Ovviamente diamo a tutti l'appuntamento eh, per questa partita importante eh, che si giocherà proprio domenica, che è la prima semifinale, la prima partita di semifinale. E poi a tutti, già da adesso lo faremo anche la prossima settimana. Diamo l'appuntamento al palazzetto dello sport per eh, l'otto per venire a fare il tifo per questa squadra. Vogliamo vedere un palazzetto come vi ho detto già prima, eh, pieno, magari come la finale di Coppa Italia per incitare ovviamente i ragazzi guidati da Roberto Sergnotti. Grazie a tutti quanti voi, Matteo. Un ultimo, non è abituato perché l'ha già fatto varie volte, un ultimo Anduma ma con Grinta, 1, 2, 3. Anduma. Grazie, grazie Matteo Pedrone. Tra poco andremo a conoscere una, uno sponsor, come facciamo sempre in Anduma Show, una grande azienda di questo territorio, la Cuneo Inox, e tra qualche istante la scopriremo naturalmente e eh, parleremo con eh, eh, due eh, ragazzi che sono la nuova generazione di questa azienda. Tra qualche istante. Anduma Show continua dopo aver sentito il team manager Silvia Canale e eh, Matteo Pedronne che è il palleggiatore eh, della squadra della Cuneo Volley continuiamo il nostro appuntamento con Anduma Show eh, con eh, una, famiglia, una famiglia che è anche un po' fa parte della storia della pallavolo eh, di Cuneo naturalmente parliamo di una grande azienda che è la Cuneo Inox e qui abbiamo Cristian e Federico che sono la nuova generazione di questa azienda vero? la nuova generazione infatti saluto Davide e eh, Fabrizio che Sono naturalmente coloro che hanno fondato questa grande azienda, anzi, per essere precisi, vostro nonno. Esatto, ecco esatto. Vostro nonno che ha eh, dato il là al tutto, poi è stato molto bello. Che naturalmente eh, è un po' passata di generazione in generazione. Esatto. E anche voi naturalmente lavorate all'interno di questa eh, grande azienda, come dicevo, e così facciamo una piccola presentazione, un po' della cuneo inox, anche se non ce n'è tanto bisogno, però è giusto che insomma. Eh, lo diciamo anche ai nostri amici, ai tanti amici che vedono Anduma Show. Buongiorno a tutti, innanzitutto, allora mi presento, sono Cristian Pavan, eh, sono in Cuneo Inox ovviamente. Cuneo Inox è una realtà del territorio cunese, siamo su un'area di 25 mm2, siamo un'azienda prevalentemente a carattere familiare. Eh, facciamo il nostro diciamo, core business e, mh, e la commercializzazione di prodotti in acciaio inox e eh, parallel parallelamente abbiamo, una, mh, abbiamo anche la trasformazione delle, di lamiere eccetera quindi par parliamo un po' di tutta la gamma di settore di acciaio e inos che vanno dalle lamiere ai tubi, alle barforate un po'... lavoriamo con tantissime aziende diciamo da Roma in su e poi anche all'estero soprattutto nella zona della Francia, Lione soprattutto, una zona che abbiamo molti clienti siamo una, come dicevo, siamo un'azienda a carattere familiare, io mi occupo dell'area commerciale. Mio fratello Federico, dell'area tecnica. Abbiamo un altro fratello, Alessandro, che fa sempre l'area tecnica. C'è cioè mio papà e mio zio, che fanno, diciamo, un po' i direttori d'orchestra di, di questa azienda. Ecco e nostra cugina Martina che, che aiuta me nella parte commerciale. Eh, lavoriamo con tutte le imprese a carattere alimentare, tessile, nella zona siderurgica, eccetera, quindi un po' di tutto via. <ride> Sicuramente una grande eccellenza, dobbiamo dire, di questo eh, territorio. Insomma, conosco bene la famiglia Pavanne e eh, ho visitato anche, ho avuto l'occasione di visitare anche eh, il nuovo stabilimento che è a Castelletto Stura e che è sicuramente anche insomma. Eh, un, un vanto anche per una crescita no? dell'azienda eh, dell e devo dire che eh, ci tengo a sottolinearlo: eh, questa azienda dà lavoro anche a tante persone. Eh, insomma, credo che va sottolineata questa cosa in un momento così importante e anche delicato del nostro paese. È un'azienda solida e eh, è un'azienda di questa provincia e questo credo che è molto importante come eh, Cristian ha sottolineato: un'azienda che lavora anche all'estero. Dunque il nome di Cuneo Inex viene portato insomma anche il nome della provincia di Cuneo in giro per il mondo e credo che questo sia molto importante e soddisfazione anche da parte vostra che siete come abbiamo detto la nuova generazione di questa azienda. Parliamo un po' di pallavolo perché siamo qua con Anduma a parlare di volley, come ho detto all'inizio la passione per la pallavolo dal vostro zio, dal vostro padre nasce anno, già da qualche anno fa, però è stata riconsolidata anche in questi periodi. No? Assolutamente sì, tutta la mia famiglia ha sempre seguito la pallavolo, addirittura quando eravamo già ancora al Palatenda, anche se io bambino, abbiamo partecipato a tantissime trasferte, a Roma alla finale scudetto, a Bologna alla finale scudetto, eravamo tutta la famiglia insieme, sono stati momenti indimenticabili direi e che speriamo un giorno o l'altro tutti insieme di, di rivivere perché sarebbero, secondo me, bellissimo poi vedere il palazzetto qua, come abbiamo visto la finale di, di Coppa Italia, quasi tutto pieno perché con la capienza ridotta, eh? però è stata veramente una, una bella emozione che ha ricordato un po' i vecchi tempi che ci mancano tanto. Federico, ti faccio fare anche una battuta, anche e soprattutto su questo momento importante, insomma siamo in semifinale eh, playoff e devo dire che questo è già un grande obiettivo per la nostra società. Sì, sicuramente, speriamo che possa andare al meglio la partita di questa domenica e ci aspettiamo il massimo dai ragazzi e speriamo che ci rendano fieri di tutto il percorso che hanno fatto durante l'anno perché ci hanno già fatto vivere delle belle emozioni eh, quest'anno. quindi. Non possiamo lamentarci, non siamo totalmente eh, contenti, eh, però comunque nel senso che non ci accontentiamo, ecco, dobbiamo dirlo, però insomma siamo soddisfatti per quello che hanno eh, dato i ragazzi che hanno dato un contributo sicuramente molto importante a questo eh, campionato. Ragazzi, Cuneo Inox, sempre vicino alla pallavolo, grazie a Cristian, a Federico, grazie a voi e concludiamo eh, con il nostro slogan, me lo faccio dire in coro, eh. vi tengo io il microfono, faccio uno, due. 3 1 2 3 Andoma Anduma show, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Ovviamente continuate a farlo nel canale YouTube della Cuneo Volley nel nostro canale YouTube di Cenelive TV sul nostro sito, sui social. Insomma, guardateci e soprattutto venite al palazzetto l'appuntamento questa domenica fuori casa. Ma vi invitiamo già l'otto al Palazzetto per tifare Cuneo Volley, ovviamente banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo. Buona serata a tutti, ciao!